Continuiamo l'analisi della saga di Bakhtenny con questo settimo volume dell'integrale. Carissime amiche, carissimi amici amanti dei fumetti, benvenuti a questa nuova video recensione. Abbiamo, come dicevo, il settimo volume dell'integrale di Bakhtenny, la collana proposta dalla Non Arte, che ha sostanzialmente affrontato in questo formato, come conoscerete ormai, scricchiolante, ma quindi anche cartonato, con tutti anche gli extra, gli editoriali iniziali, in cui si parla molto delle vicissitudini, soprattutto editoriali, di come le redazioni, gli scrittori, eccetera, erano coinvolti nella creazione di queste opere. Però andiamo al concreto, cosa comprende questo settimo integrale. Innanzitutto, ovviamente, sapete, settimo perché non è il settimo integrale in realtà, ma io è il settimo perché mi piace procedere in ordine cronologico delle opere contenute. Quindi qui abbiamo le opere che vanno dal 1958 al 1960, quindi siamo, sapete, anche abbastanza dotate. Ovviamente magari chi di voi non ha l'integrale può aver altrettanto ugualmente recuperate nel loro formato uscito ad esempio con la Gazzetta, che è comunque un formato che anch'io, non ci fosse stato questi integrali, avrei volentierissimo acquistato. Quali sono le quattro storie contenute qui all'interno dell'integrale? Top Secret, Missione nella Valle Perduta, Prototipo FX-13 e Squadriglia ZZ. Praticamente sono quasi due dittici, perché questa qui è quasi un'unica storia, perché nella prima sostanzialmente non finisce, ma si conclude dopo questa, quindi queste due sono molto assieme. Queste sono già quasi un po' più a sé stanti, perché hanno una conclusione anche una con l'altra, ma effettivamente, anche un po' come vedete dalla copertina, riguardano un tema che rimane simile, che comunque è quasi anche qui uno la continuazione dell'altra, anche se poi, ribadisco, già qui finiva. Quindi adesso, prima di parlarvi, darvi un mio giudizio su questi quattro volumi, vediamo cosa trattano queste storie singolarmente. L'India vuole acquistare alcuni caccia dall'America e Buck viene incaricato di andare a convincere gli acquirenti della bontà dei loro aerei. Giunti in India, un individuo cerca di mettersi in contatto con loro, ma viene ucciso prima di poterli incontrare. Riesce tuttavia a lasciar loro un indizio. Pare che un massimo astrofisico tedesco sia prigioniero di un gruppo di monaci sull'Himalaya. Quel personaggio va recuperato ad ogni costo, prima che altri mettano le mani su uno scienziato in grado di avvantaggiare enormemente il paese che se ne servisse per la conquista dello spazio. I nostri tre piloti dovranno agire in incognito ed esplorare la zona decisamente impervia per localizzare l'astrofisico e portarlo in salvo. Oltre alle condizioni ambientali estreme, dovranno poi fare i conti con le fazioni avversarie, che non mancheranno ovviamente di manifestarsi. In Prototipo FX-13, Buck e la sua squadra dovranno testare due nuovi prodotti, l'X-12 e l'X-13, due nuovi caccia in grado di raggiungere velocità record che potrebbero mettere in seria crisi i velivoli per via del calore o delle vibrazioni dopo i Mach 3. Cominciano i test e l'X-13 pare avere prestazioni nettamente più esorbitanti, ma anche qualche problema di affidabilità, che causerà episodi potenzialmente anche gravi, sventati solo grazie all'abilità di Buck e soci. Tuttavia Buck è convinto che, risolti i problemi, sarà il modello su cui puntare. Il proprietario dell'industria che ha progettato l'X-12 è invece convinto del contrario e utilizzerà ogni metodo, anche quelli più subdoli, per cercare di far selezionare il proprio velivolo. Il successivo squadriglio ZZ o WZ è una continuazione della precedente. Anche in Squadriglia ZZ la squadra di Danny avrà a che fare con pericolosi sabotaggi, atti a cercare di far destituire l'X-13 dall'incarico. E allora, cosa posso segnalarvi di queste storie rispetto alle altre che ho già letto? Sicuramente, ma un pochino di miglioramento ancora, anche se non
clamoroso comunque nel tratto, nel disegno, secondo me si riesce a percepire. In particolare credo che proprio il primo Top Secret sia stato uno che mi è piaciuto particolarmente, ma a parte i disegni sono storie che tendenzialmente mi sono piaciute come volume, comunque mi è piaciuto abbastanza un po' tutto, ma se devo dire la verità quello che mi è piaciuto più di tutti, questo può essere quello più appassionante dal punto di vista dell'avventura, perché c'è uno scenario particolare eccetera, quindi avventuroso eccetera. Quest'altro è però il prototipo FX13, quella che mi è piaciuta più di tutti per il tipo di storia, per come è sceneggiata, mi è piaciuta, ma andiamo con ordine. I primi due, come dicevo, questa avventura che si concretizza soprattutto nello scenario che andava molto di moda in quegli anni, gli anni 50, anni 60, l'Himalaya, no? Una terra ancora molto impervia, le gesta che si svolgevano tra quei monti erano molto sentite nell'opinione pubblica, no? Quando se ne parlavano sembravano, non dico quasi come la conquista della luna, ma insomma siamo verso quel fascino lì, quindi sicuramente posso capire che all'epoca sceneggiare delle avventure tra quelle valli, in queste montagne estremamente alte, in cui che rendevano difficile tutto, sia a piedi sia anche, figuriamoci, all'interno degli aerei, è questa storia di spionistica che cercare di rintracciare questo scienziato tra queste montagne, che sarà estremamente difficile. Poi quando Buck probabilmente riuscirà a capire a trovare come e dove può essere situato, tutte le difficoltà che incomberanno nel riuscire a recuperarlo, eccetera eccetera. Quindi sicuramente è appassionante dal punto di vista delle gesta che vengono compiute, però c'è tolto un po' questo tono un po' così, non è che sia scontatissimo, però insomma ha un andamento tipicamente piuttosto lineare. Invece molto più appassionante per quello che mi riguarda il prototipo FX13, proprio perché c'è questo scontro a livello di fazioni, cioè non c'è il classico, diciamo, cattivo cinese nemico da combattere, ma proprio una cosa più intestina, più interna, più subdola se vogliamo, e capire effettivamente se questo prototipo, questo aereo riuscirà a davvero a sopperire ai criteri di affidabilità, nonostante sia sviluppato da qualcheduno che comunque non ha tutti i mezzi, che ha una grossa industria, che magari può avere i suoi interessi eccetera, ma rende invece al contrario affidabile. Quindi Buck Denny, che si deve prendere anche delle responsabilità nel sponsorizzare un aereo, facendolo anche perché appunto scopre che dietro ci sono interessi, ci sono delle persone che sembrano anche moralmente meritare di più che non appunto gli altri, però lui si incaponisce come sul solito e risulta comunque appassionante questo scontro interno, cercare di vedere come potrà risolversi tra questi due sostanzialmente aerei, queste due proposte, e soprattutto ovviamente le dinamiche tecniche, perché ai tempi magari si favoleggiava un attimo, però si cercava di mantenere aderente, come sempre ha fatto questa saga, alla realtà, e quindi i problemi di surriscaldamento, di andare a velocità paurose, avendo l'attrito con l'aria, dovendo sopperire a determinate situazioni davvero critiche, vuoi vedere come un po' gli autori se la vanno sempre a destreggiare per riuscire a giustificare tante cose. In quella successiva, ecco, non è malaccio anche quella successiva, l'unico aspetto un po' più, secondo me, è scritta bene, l'unico aspetto è un po' più che soffre un po' più della storicità, della data, diciamo di quando è stata scritta, perché almeno il mio occhio è stata molto prevedibile, cioè sin dalle prime pagine si è intuito immediatamente il retroscena che si, diciamo, rimane tendenzialmente nascosto e si scopre un po' solo il finale, ma in realtà tu hai immaginato, almeno io credo, mi sono immaginato di avere chissà che intuito particolare, perché sembra veramente esplicito, però tutto sommato è stato comunque leggibile e intrigante andare avanti nella lettura, anche se non ovviamente come quella precedente, diciamo comunque discrete queste tre. Questa invece è buona, davvero mi è piaciuta particolarmente. Quindi comunque sicuramente un bilancio ancora positivo per questa serie, non mi ha deluso anche questo volume, anzi, e forse è migliore anche rispetto a qualcuno precedente, e secondo ovviamente di ciò che ritrovate e vi interessa avere in queste storie. Comunque davvero fatemi sapere anche voi qui nei commenti se avete letto queste storie, se avete seguito la collana, almeno se tra queste condividete
quelle che vi sono piaciute di più o di meno tra queste, magari qui nei commenti sotto. Ovviamente per il proseguo di questa collana continuerò ad aggiornarvi delle letture con i prossimi video. Non mancate, perché ci saranno poi sempre più le opere anche più moderne, quindi vedremo come si aggiornerà sia la scrittura e soprattutto certe tavole fantasmagoriche. Per tutto il resto direi che ci si vede a un prossimo video. Ciao, bye bye.